Io mi chiamo Alfredo Pino, sono nato a Catanzaro nel 1962. E dopo gli studi classici, la maturità classica e la frequentazione per 2 anni nella facoltà di veterinaria a Napoli, ho lasciato gli studi universitari per dedicarmi totalmente allo studio dell'arte, della pittura, frequentando dapprima lo studio del pittore Giovanni Marziano di Catanzaro, che mi ha trasmesso la passione per la ricerca nella pittura e la tecnica della pittura, soprattutto ad olio. E in seguito, dopo circa 2 anni, ho frequentato lo studio del pittore Giorgio Michetti, scomparso l'anno scorso all'età di 107 anni, tra l'altro. Era un pittore affreschista e che mi ha trasmesso la passione per la pittura murale in genere, dall'affresco alla pittura a secco su parete. Questa tecnica è diventata la mia tecnica predominante nella mia carriera di pittore. La mia ricerca pittorica si è sempre sviluppata sulla materia, oltre che sul colore e sull'immagine, tanto da portarmi, proprio per il gusto quasi manuale di trattare la materia, mi ha avvicinato alla scultura soprattutto in terracotta, e poi con la ceramica ragù, sculture in legno e in altri materiali. Da allora ho sempre dedicato la maggior parte del mio tempo a questa passione che è diventata ben presto un lavoro. Io penso che l'ispirazione non nasca direttamente dalla lettura di un libro, da un evento dalla guardare un film, ma sia un percorso interiore che porta sempre ad analizzare il proprio essere artista, il proprio essere persona sognante, persona che vive nel sociale, e quindi il libro può essere un aiuto oppure uno stimolo, però non è essenzialmente una chiave di lettura che porta a dipingere un determinato soggetto o meno. Perché lo studio della pittura porta a una ricerca interiore su stimoli, sensazioni che sono poetici forse, che la poesia è indescrivibile, non è fatta solo di prosa o di contenuto, ma è fatta di suggestioni che in questo caso vanno per immagini, per espressioni materiche oppure pittoriche. Mi sono ispirato a questo libro di una mia lettura giovanile, che ero molto più giovane di adesso, il gabbiano Jonathan, che è un gabbiano che si distacca dalla massa dei gabbiani che utilizzavano il volo per lo scontato bisogno di mangiare, di vivere. Invece il gabbiano Jonathan voleva, oltre che mangiare, dedicarsi alla ricerca della perfezione, del gioco, della sua realizzazione spirituale, e quindi si distaccava dal gruppo dei gabbiani, dalla massa, per intraprendere un volo solitario alla ricerca della sua perfezione interiore. Quindi ho voluto rappresentare in questa circostanza, questo gabbiano che vola verso il sole, che quindi rappresenta la luce. Questa è un'opera realizzata in vetroresina, si intitola Cultura Murata, rappresenta un libro imprigionato da un muro dell'ignoranza che impedisce al libro di essere sfogliato e di essere quindi letto e approfondito nel contenuto. Quindi può offrire un'immagine solo sommaria, superficiale della prima pagina, e come spesso avviene per coloro che si soffermano ai titoli dei giornali anziché leggere l'articolo e capire di più. Quindi può offrire solo una lettura superficiale di ciò che il libro realmente contiene. È un'opera che mi ha consentito di
lavorare, come spesso succede nel mio lavoro, sulla materia. E quindi ci sono delle tracce della nostra cultura classica, ed è come un collage per immagini ed emozioni che vanno a ritroso nel tempo, quindi con presenze di varie simbologie, di varie iconografie classiche, altre più moderne. C'è il fascino della muffa, della corrosione, del tempo che è passato sopra l'opera e quindi nella memoria dell'uomo. Io mi trovo a vivere a Castiglione Olona, nel Borgo Antico, da circa 3 anni. Questo perché durante uno dei tanti viaggi che faccio con mia moglie, ci siamo imbattuti in questo borgo e siamo subito rimasti affascinati sia dall'architettura del borgo, sia dal modo di vivere in questo borgo, dove ancora la dimensione d'uomo è prevalente sul chiasso, delle macchine, dei grandi centri. Pertanto, una volta entrati nel borgo, ho avuto la fortuna di conoscere subito un gruppo di artisti, perché il borgo è frequentato da tanti artisti, ci sono tante botteghe d'arte, e della loro disponibilità, accoglienza, che mi ha subito fatto vedere questo borgo sotto un altro profilo, tanto da decidere di rimanerci ed aprirmi qui uno studio d'arte e di trasferirmi come abitazione. Anche perché i miei figli vivono da oltre 15 anni qui in Lombardia, quindi trasferirmi a Castiglione è voluto per me dire anche avvicinarmi ai miei figli, quindi riunire la famiglia che si era distaccata da ormai tanto tempo. E dedicarsi per molto tempo all'osservazione dell'arte soprattutto, perché solo mediante l'osservazione dei maestri si può acquisire un proprio gusto, una propria consapevolezza di ciò che più appaga cioè il nostro gusto. Pertanto poi bisogna frequentare assolutamente, secondo me, lo studio di la bottega di un maestro, perché solo attraverso la bottega si possono acquisire delle tecniche, dei segreti della tecnica, soprattutto la passione del lavoro, senza orari, e del viaggio interiore che si fa mediante la creazione di un'opera.